rappresentare il mondo in un modo molto semplificato, ma credo non del tutto infondato, e cioè diviso in due macrosfere, un'area del relativo ordine e benessere, che è il mondo del nord, quindi Nord America, Europa settentrionale e occidentale, Russia, Cina, poi un'area naturalmente più profondo sud, come può essere l'Oceania e parte dell'America Latina, e poi un'area invece estremamente problematica, che abbiamo battezzato con scarsa fantasia Caoslandia, e che va dai Caraibi, prendendo quasi tutta l'Africa, il Medio Oriente, una parte dell'Asia centrale, fino all'Indonesia, eccetera. In questa parte del mondo si concentrano oggi la gran parte dei conflitti, si concentrano i fenomeni di disgregazione statuale che segnano in questo momento la geopolitica, direi a livello quasi globale. Si concentra il terrorismo, i traffici, la pirateria, e si concentrano purtroppo le maggiori aree di povertà, di disperazione e di incertezza sul futuro. Se voi guardate bene questo planisfero, piuttosto fantasioso, vedete che noi italiani ci troviamo alla frontiera di Australia, siamo la punta avanzata del mondo relativamente ordinato e benestante. E questo già ci impegna, ci dà una responsabilità particolare nei nostri confronti e nei confronti del resto del mondo. Forse abbiamo un destino, quello di essere terra di frontiera, dove siamo stati per esempio nei tempi della guerra fredda, quando c'era la famosa cortina di ferro a Sentino, Trieste. Adesso lo siamo in un modo diverso, ma per certi versi è forse più pericoloso, che è quello di confinare con delle aree molto instabili e produttrici di caos, di conflitti, non ultimo fenomeno, migrazioni difficilmente controllabili che attraversano il nostro paese più che altro per raggiungere parti più potenti del mondo dell'ordine, mi riferisco in particolare alla Germania o alla Scandinavia. Quali sono i fenomeni strutturali che determinano questo stato di cose? La demografia. Noi siamo a questo mondo, si dice, circa 7 miliardi e 300 milioni oggi, con tendenza a ulteriore aumento fino agli 11 miliardi e rotti della fine del secolo, ma come vedete già nel 2030 saremo 8 miliardi e mezzo, nel 2050 quasi 10 miliardi, quindi capite bene che il mondo diventa sempre più abitato, sempre più intensamente abitato e soprattutto abitato in modo molto differenziato. Sono spazi continentali che sono relativamente poco abitati, ci sono spazi come l'Africa e l'Asia che lo sono molto. Se voi confrontate la demografia europea con quella africana ed asiatica, vi rendete conto di quanti minoritari siamo noi. In fondo l'Europa è una piccola appendice geografica dell'Asia, i geografi russi la chiamavano Asia anteriore, per dire quanto la considerasse. Ma non è solo piccola l'Europa, è anche estremamente frammentata da un punto di vista geopolitico, perché in uno spazio così piccolo si concentra più di un quarto degli stati del mondo, che sono circa 55 stati, a seconda di come vogliamo contare i 200 stati del mondo, ma la popolazione, compresi i russi e gli ucraini, non supera di molto i 700 milioni. In Africa siamo già a 1.200 milioni, ma soprattutto, se vedete, di qui alla metà del secolo in Africa la popolazione è più che raddoppia e di qui alla fine del secolo addirittura è quadruplicata, 4 miliardi e mezzo di lire. Se sommiamo gli abitanti dell'Africa e dell'Asia, già abbiamo un'idea di come si sia rovesciato il mondo rispetto a un secolo fa. Un secolo fa l'Europa dominava il mondo sotto il profilo, economico, e la popolazione cosiddetta bianca era maggioritaria. Oggi potremmo dire
realtà in fondo diventiamo sempre di più nel mondo e lo diventiamo in modo diverso. Naturalmente, quando parlo di arte e di arte, parlo di una buona parte di quella che ho chiamato caos arte, quindi l'aumento di popolazione si concentra nelle aree più conflittuali. L'altro aspetto legato alla demografia è che per la prima volta nella storia umana in questo mondo vi sono più persone che abitano in città di quante ne siano che abitano le campagne. Non era mai accaduto prima. Qualche anno fa c'è stato il sorpasso e soprattutto questo sorpasso, come mostrano queste curve, è destinato ad accentuarsi. Cosa vuol dire? Vuol dire che fatto 100 numero di persone, un aggregato umano, una cosa è se questo aggregato umano si disperde in un vasto spazio rurale, altra cosa se si concentra in un piccolo quartiere, ma densamente popolato di una metropoli. Dal punto di vista della convivenza, dell'economia e naturalmente anche dell'ordine sociale, cambia tutto. Molto difficile oggi non solo governare, ma anche stabilire come sono conformate dal punto di vista fisico e umano le nostre città. Ci sono metropoli che semplicemente non sono mappabili perché cambiano dalla mattina alla sera, avanzano, arretrano a macchia d'olio e riesce davvero difficile analizzare la loro vita, che però diventa sempre più determinante. Ormai è abituale trovare in Africa, più raramente in altri continenti, città di decine e decine di milioni abitanti. Un altro fattore strutturale, almeno così sembra, è il cambiamento climatico. Su questo esiste, come sapete, un vasto dibattito scientifico con una maggioranza degli scienziati che tende a sottolineare i rischi di un cambiamento climatico che sarebbe già a un patto, addirittura fuori controllo, con aumenti previsti della temperatura in questo secolo di oltre 2 gradi centigradi, con le conseguenze che possiamo immaginare. Altri tendono a relativizzare il fenomeno, si discute anche su cause più o meno antropiche, ma insomma la sostanza è che già abbiamo visto negli ultimi decenni alcuni fenomeni climatici estremi che ancora una volta insistono proprio nella fascia di caos arte. Sarebbe la fascia tropicale, tra il Capricorno. Questa è una fascia più sensibile ai cambiamenti climatici perché, essendo temperatura piuttosto costante, delle minime oscillazioni possono provocare degli effetti catastrofici. Per esempio, osserviamo come in Africa, ma non solo in Africa, la foresta pluviale stia rapidamente diminuendo. Quindi si osserva anche l'avanzata dei deserti, alcuni territori che prima erano amici dell'uomo, oggi sono ostili, e questo è uno dei fattori, non del tutto secondari, che spingono la gente a muoversi. Le dinamiche migratorie sono anche, in qualche misura, frutto dei cambiamenti ambientali. Tanto per fare un esempio, la guerra di Siria, di cui finalmente ci siamo accorti dopo che sono morte circa 250.000 persone, è scoppiata all'inizio del 2011, ma le sue radici nella grave siccità che colpì le campagne siriane a fine dello scorso decennio e che suscitò la rivolta dei contadini siriani contro la borghesia di Damasco e Aleppo e altre città vicine al regime, innescando poi una serie di repressioni e infine la guerra mutamento climatico, tutti fattori che dal punto di vista del mondo dell'ordine del disordine, in cui ho cercato per semplificare l'impazzire dell'emisfero, hanno una delle conseguenze dell'accentuato disordine e della concentrazione umana in spazi più intensamente popolati è la fragilizzazione degli stati, cioè il fatto che, vediamo anche le nostre frontiere, alcuni stati che si stanno decomponendo o
esistono e hanno un seguito nelle Nazioni Unite. Quello che è interessante in questa carta, ancora una volta, è vedere l'omologia tra la terra del caos e la fragilizzazione degli stati. Evidentemente sono fenomeni che vanno insieme. Quantomeno le istituzioni sono forti, quantomeno le istituzioni sono legittimate, quanto più c'è evidentemente disordine, caos, conflittualità. E ancora una volta vedete come il nostro continente, il nostro paese sia ai margini di una disintegrazione che si sta accelerando in Africa. Vorrei solo ricordarvi che se voi prendete qualche traghetto e sbarcate in Libia, passate da un territorio più o meno governato come il nostro, adesso non facciamo troppo analisi sottili sulle istituzioni italiane, andiamo per la qualità vigente del nostro paese, beh, arriviamo in Libia, troviamo la conflittualità, l'incertezza istituzionale, le lotte tra milizie e fazioni, e se continuiamo a scendere, praticamente dobbiamo attraversare tutta l'Africa prima di trovare una frontiera vera, che è quella tra Botswana e Sudafrica, segnata dal fiume Limpopo, dove non a caso potete vedere, se cercate su internet, delle foto di muro che i sudafricani hanno costruito per limitare l'immigrazione africana da nord e che assomigliano straordinariamente ai muri che noi europei stiamo costruendo da questa parte del mondo per cercare in meno di bloccare i flussi migratori. Se c'è una cosa abbastanza certa a questo mondo è che i flussi migratori non si possono bloccare, si possono massimo deviare provvisoriamente, si può cercare di gestirli, ma quando uno ha la carica energetica che lo porta ad abbandonare casa, famiglia ed altro per qualcosa di possibilmente migliore, difficilmente può essere stoppato anche con un metodo di buttarli, o se è stoppato uno, passa un altro. Quindi pongo al centro della vostra attenzione questo fenomeno della disintegrazione degli stati, che peraltro non vale solo per il sud. Prendiamo l'est. Dopo la guerra fredda è crollata la Federazione Jugoslava ed è crollata con la prima grande guerra in Europa dopo la seconda guerra mondiale, ci sono state decine di migliaia di morti alla nostra frontiera. E ancora oggi quei conflitti di successione jugoslava non hanno prodotto in molti casi delle vere e proprie statualità, hanno prodotto dei territori contesi, hanno sedato i conflitti, ma non li hanno risolti. Pensiamo che cos'è oggi la Bosnia Erzegovina, che formalmente esistente, ma di fatto no. Siamo a uno Stato e non uno Stato come il Kosovo, che alcuni paesi come l'Italia riconoscono, altri come la Spagna negano, e così via. Oppure staterelli mafiosi, uno classico nel pezzo della Moldova che si chiama Transnistria, dove alla fine della guerra fredda la 14ª armata sovietica decise di non sorgere e costruì un vero e proprio staterello eterodiretto da Mosca e dove si è insediata una buona rappresentanza della mafia russa in fertile e felice cooperazione con altre mafie, l'aspetto della Transnistria, con gli hub fondamentali dei traffici, per esempio di droga e di armi, tra Asia ed Europa. Quindi il fenomeno disintegrativo esiste al sud e all'est, in qualche misura ne vediamo le tracce. Europea. Scozia ci ha provato ancora senza successo con il referendum dell'anno scorso, la Catalogna minaccia di staccarsi dalla Spagna e poi si potrebbero citare altri casi, Belgio, c'è anche qualche italiano che si può pensare su questo. Insomma, gli stati tradizionali, così come si erano consolidati dopo la fine della seconda guerra mondiale, sono sfidati da fenomeni che nascono dal loro interno. Ascolta disagi, conflitti intestini che poi possono produrre all'indice delle guerre civili o che comunque al minimo producono delle forti tensioni che delegittimano le istituzioni politiche. Se poi infine collochiamo questi fenomeni globali all'interno di un quadro economico in cui la politica appare ormai ridotta in una condizione piuttosto marginale,
eventualmente esercitare sulla politica un loro controllo, capiamo bene che quel mondo più o meno ordinato che pensavamo di avere costruito nella seconda metà del Novecento tende ormai a infallire e forse appartiene più al passato. La carta vuole rappresentare quello che stavo cercando di dirvi, cioè appunto il fatto che l'Italia abbia al centro di almeno tre grandi pressioni critiche. Una è quella interna all'Unione Europea, la crisi dell'integrazione europea, la crisi dell'euro. L'altra è quella dell'Est, che ormai si è allargata fino alla frontiera russa con la guerra in corso in Ucraina, e si collega inevitabilmente ai Balcani ancora scossi. E infine, ma non per ultimo rilievo, le crisi del Sud che derivano dalla instabilità geopolitica scoppiata dopo le primavere arabe e che ha, per quanto riguarda l'Italia, nella Libia, la sua area più prossima, e per quanto riguarda l'intensità conflittuale, quella presenza della Siria e dell'Iraq in questo momento nel centro del mezzo. Quindi siamo sotto queste tre diverse forme di pressione, questo è un impegno evidentemente piuttosto pesante per il nostro paese, per la nostra società. Uno degli aspetti di questa crisi è quello, dicevo, interno dell'Unione Europea, più specificamente interno dell'Eurozona. L'euro era stato pensato anche come fattore di integrazione politica, perché evidentemente una moneta non ha prodotto nessuno Stato europeo, ma invece ha contribuito a produrre una disintegrazione all'interno dell'Eurozona e quindi dell'Unione Europea, per cui noi abbiamo non solo dei paesi dell'Unione Europea che hanno l'euro e altri, la Gran Bretagna che invece mantengono la loro valuta nazionale, ma soprattutto all'interno dell'Eurozona si sono creati dei conflitti di interesse sul modo in cui si gestisce questa moneta, sulle politiche economiche e fiscali, che ha raggiunto alcune vette critiche perché si è trasformata quasi in una guerra culturale, in una sorta di etnomonetarismo. Il problema dei greci, secondo i tedeschi, non è che sforano il bilancio, non è che sono greci, il problema dei tedeschi, secondo i greci, è che sono tedeschi. Quindi abbiamo una incapacità di evolvere dal fattore economico al fattore politico in senso integrativo, che abbiamo invece un sacco di gente, anche imprenditori politici, che sfruttano questa discrasia tra la moneta e la politica per recitare all'interno delle rispettive società coloro che, presi anche da molte altre paure, reagiscono chiudendosi e vorrebbero ritornare a schemi nazionalistici. Una crisi più recente, scoppiata nel 2014, quando c'è stata la rivolta a Kiev che ha cacciato il presidente Yanukovych e ha prodotto una crisi ancora tutt'altro che risolta tra la Russia e l'Occidente, in particolare tra la Russia e alcuni paesi dell'Unione Europea che da sempre diffidano dell'imperialismo russo. Soprattutto i paesi della fascia che va dal Baltico al Mar Nero, quindi dalla Svezia, passando per Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia fino alla Romania, cioè i paesi che sono più esposti all'influenza russa e che storicamente hanno avuto qualcosa da dire rispetto all'influenza geopolitica russa. La posizione di altri paesi come l'Italia o la Germania è invece più moderata, più riservata, e non abbiamo avuto evidentemente quel tipo di rapporto con la Russia che abbiamo avuto con i paesi, e anche perché abbiamo delle connessioni non solo culturali ma anche economiche, anche nel campo energetico, che esistono con il tipo di gas, evidentemente, ma non solo, che fanno della Germania, dell'Italia e della Russia dei paesi energeticamente interdipendenti. La Russia ha bisogno di noi europei come mercato di sviluppo, noi abbiamo bisogno di loro
guerra che è ancora in corso nella sicura bassa intensità nell'Ucraina orientale, le sanzioni che sono state combinate dall'Unione Europea, soprattutto su pressione americana, alla Russia, incidono fortemente anche sulla nostra economia e sulla nostra sicurezza. È stato calcolato che le sanzioni che noi imponiamo alla Russia hanno diversi punti, diciamo, diversi 0,6%, 0,7%. Tornando un attimo alla questione migratoria, che in questo momento centrale, forse anche un po' eccessivamente centrale nelle nostre percezioni per l'epoca di media. Questa carta ci ricorda come sia, diciamo prima, una relazione tra i cambiamenti climatici, quindi per esempio la crisi della produzione agricola con i paesi africani e gli orientali, e il flusso di popolazioni, che però avviene, questo si tende a dimenticarlo, per la grandissima parte ancora all'interno dell'Africa. L'86% delle migrazioni in Africa resta in Africa, perché la gente non ce la fa a raggiungere altri limiti. Questo significa una ulteriore complessificazione degli spazi africani e quindi ulteriori conflitti all'interno di quel continente, che certamente non ne migliorano la condizione e lo sviluppo. Vedo, come dicevo, che la gran parte del continente africano rappresenta degli stati più virtuali che reali. Si capisce perché questo continente, in particolare la fascia nord che va dal Sahel fino al Sahara Mediterraneo, sia attraversata da questi corridoi migratori che, attraversando il continente, sbocano poi nel Mediterraneo e che coincidono in larga parte con i corridoi dei traffici, che coincidono a loro volta in buona parte con aree controllate da organizzazioni considerate come non terroristiche. Perché, lo vedremo più avanti, c'è una connessione diretta tra i traffici e il terrorismo, tra i traffici e le milizie armate e le organizzazioni. Qui potete vedere quelli che sono i canali principali di comunicazione, di bacini di flusso che dall'Africa centrale Saudita, che tutti
persone più o meno democratiche, nel senso che a differenza di questi altri paesi della penisola arabica, ha un Parlamento, un governo eletti, al fianco del quale ci sono istituzioni religiose non elette, ma insomma dal punto di vista di queste monarchie assolute è visto come un pericoloso bacillo che se importato sul proprio territorio potrebbe fare venire strane idee alla popolazione locale, diritti alla propria rappresentanza. Come dicevo, questi fenomeni, questa rivalità di fondo si ripercuote in particolare sull'area che va dal Libano all'Iraq e la Siria, perché esiste una intesa di fatto tra Teheran, cioè l'Iran, cioè quello che resta dell'Iraq, come i sciiti, Damasco, quindi quello che resta della Siria in mano al regime alla guida più iraniano, e infine Hezbollah, che è il cosiddetto partito di Dio, una forza anche militare molto importante in Libano. Queste quattro realtà, di terra e quello dominante, costituiscono una intesa di fatto che si oppone altrettanto importante intesa di fatto costituita dallo strano asse Riyadh e Gerusalemme. Dico strano perché stiamo parlando dello Stato ebraico e dello Stato islamico per eccellenza, ma evidentemente le necessità geopolitiche e strategiche sono altre cose piccole di fede, e questa contrapposizione vede anche in qualche modo presente la Turchia, che considera minaccia iraniana e comunque la presenza di un regime più iraniano nella propria frontiera è stabilita. Vorrei focalizzare, concludere la nostra attenzione su questo fenomeno troppo pubblicizzato che è lo Stato islamico. Intanto vediamo dove si trova materialmente questa formazione. Come vedete da questa carta, l'area viola, che è quella sotto il diretto controllo di questa organizzazione, riprende grosso modo la conformazione della valle del Tigri e dell'Eufrate. Siamo cioè in piena Mesopotamia. Ed è evidente che il controllo delle acque è assolutamente strategico. Chi in una regione desertica controlla le acque, evidentemente controlla tutto, o quasi. Ed è il motivo per cui lo Stato islamico si è insediato ed esteso in queste aree, anche perché, per esempio, ha preso il controllo di Mosul e della Messaliga, che ha un grande valore strategico sul profilo del funzionamento di questo. Poi vi sono le aree di Lilla che rappresentano territori dove più o meno esiste una influenza dello Stato islamico. Come vedete, non esiste più una frontiera tra la Siria e l'Iraq, l'antica frontiera coloniale. Questa organizzazione, anzi, si vanta di averla battuta, perché lo Stato islamico, meglio il califfato, come definirsi, non conosce barriere di nessun genere ideologicamente. Non esistono le frontiere di Stato, non esistono le etnie, non esistono le tribù, esiste solamente la vera fede. Cos'è questa organizzazione che occupa questi spazi o che è in conflitto con le potenze vicine per allargare ulteriormente questi spazi? E varie cose insieme. Innanzitutto va presa sul serio la sua autodefinizione di Stato, cioè non è una banale organizzazione terroristica, ma è una formazione militare, locale, ovviamente, tutto quello che volete, che si comincia a costruire già con un vero e proprio Stato, alla sua burocrazia. Se voi guardate la produzione di scartoffie dello Stato islamico, potete immaginare che sia mai capitata la sua burocrazia interna, ha le sue istituzioni, i ministeri, i distretti, i municipi, ha la sua polizia naturalmente islamica, ha i suoi tribunali naturalmente coranici, ha i suoi servizi sociali, scuole, ospedali, che spesso funzionano meglio di quelli che potevano avere.
gestire i paesi formalmente governati su questo settore. Questo per dirvi che non dobbiamo stupirci se un'organizzazione di cui noi vogliamo soprattutto gli aspetti più originanti, tipo la decapitazione del curiositario e così via, ha un certo grado di consenso nei territori che occupa, perché le popolazioni che si trovano a vivere sotto il controllo dello Stato islamico hanno avuto esperienza di dominazioni non necessariamente migliori dal loro punto di vista di precedenza. Faccio un esempio: nell'area di Achena, nello Stato islamico, che è un'area tribale sunnita araba, il governo di Baghdad è percepito generalmente come molto più ostile e pericoloso di quanto siano le formazioni del califfo, nel senso che il governo di Baghdad, in mano ai sciiti, è considerato un cosa che è sempre minacciato e oppresso le popolazioni dell'area sunnita, e quindi quando ha cercato di riconquistare alcuni territori ha usato metodi la liberazione, come si dice, di alcuni villaggi, di alcune località che avvenuta con la città, con la cooperazione umanitaria. E lo stesso dica qualche misura anche per l'area siriana che ha sperimentato il controllo del regime di Hamas. Quindi se noi sottovalutiamo la capacità di radicamento e di consenso di questa organizzazione, evidentemente commettiamo un grave errore. Allo stesso tempo non ne sopravvaluterei la capacità di espansione territoriale, perché dal punto di vista militare tutte le potenze che più o meno sono impegnate sul terreno sono in grado, o meno appaiono in grado, di ottenere questa formazione, non di eradicarla, come si dice, ma di ottenere. Anche perché questo Stato islamico è una sorta di mostro provvidenziale, cioè che serve gli interessi di molti paesi della regione, alcuni dei quali lo hanno anche esplicitamente aiutato, perché utilizzato come strumento in quella competizione fondamentale tra Iran e Arabia Saudita, come dicevo prima. In questa competizione fondamentale lo Stato islamico si colloca sul fronte, diciamo, sunnita saudita. Infatti, chi è che effettivamente combatte sul terreno lo Stato islamico? Non molto gente. La Staranza, le truppe speciali iraniane, il governo di Baghdad, che pare quello che parla, c'è poco, Hezbollah, cioè le formazioni filo-iraniane, sciite del Libano, e i curdi, che però più che altro sono impegnati a proteggere i propri territori nella zona nord della Siria e dell'Iran. Gli altri o fanno finta o poco più. Recentemente, sul fronte siriano, è intervenuta la Russia, e tutto su questo per lasciare spazio alle vostre domande, è intervenuta la Russia per una serie di motivi, il primo dei quali è impedire il collasso del regime di Damasco, di al-Assad, capo del regime, perché si tratta di un alleato storico della Russia fin dai tempi sovietici, perché la Russia ha in quest'area due porti sul Mediterraneo, che sono delle basi navali importanti, la Tarsia e la Tartus, perché la Russia considera la guerra alle formazioni jihadiste tutte, sia quelle che combattono contro il regime di al-Assad e qualche volta anche contro lo Stato islamico, magari combattendosi anche tra loro, sia naturalmente lo Stato islamico, come un pericolo anche per la stabilità della Russia. In Russia ci sono decine di milioni di musulmani, il Caucaso russo non è così lontano, e sul fronte siriano si svolge tra le altre guerre ritaglio di guerra civile russa, nel senso che ci sono i cacciabombardieri di Putin
perché molte